La nostra è una vita cristiana di cosmesi, di apparenza, o una vita cristiana con la fede operosa nella carità? È l'esame di coscienza consigliato da Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, commentando il Vangelo di Matteo, nel quale un fariseo si scandalizza perché Gesù non ha fatto le abluzioni prima di pranzo. E Gesù lo accusa di essere preoccupato dell'esterno, dell'apparenza, mentre l'interno è pieno di avidità e cattiveria. Gesù condanna questa spiritualità della cosmetica, apparire buoni, belli, ma la verità di dentro è un'altra cosa. Gesù condanna le persone di buone maniere, ma cattive abitudini, quelle abitudini che non si vedono, ma si fanno di nascosto. Ma l'apparenza è giusta, questa gente che piaceva passeggiarsi nelle piazze, farsi vedere pregando, truccarsi un po' di debolezza quando digiunava. Ma perché il Signore è così? Vedete che ci sono due aggettivi che usa qui, ma collegati: avidità e cattiveria. Quello che vale è la fede. Come fede? Quella che si rende operosa per mezzo della carità. Quello che vale in Cristo Gesù è la operosità che viene dalla fede, o meglio, la fede che si rende operosa nella carità. Cioè torna alla elemosina. L'elemosina nel senso più ampio della parola. Staccarsi dalla dettatura dei soldi, dall'idolatria dei soldi. Ogni cupidigia ci allontana di Gesù Cristo.